toccato! Ho toccato il suo normale. Sono state dedicate anche 50 anni dallo sbarco sulla Luna le celebrazioni dell'ottava giornata mondiale della radio indetta da UNESCO per la settimana del 13 febbraio. Ad Arezzo, al centro delle celebrazioni, non poteva che esserci il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Via Ricasoli, aperto per l'occasione gratuitamente e che ha ospitato un convegno dedicato ovviamente all'invenzione che ha di fatto rivoluzionato la storia della comunicazione a livello mondiale. Manifestazione nata per celebrare la grandissima invenzione di Guglielmo Marconi ed esaltare quella che sono le grandi potenzialità della radio. La radio che serve per comunicare, la radio che serve per mantenere in comunicazione dei tratti di terra e spazio e luna anche molto lontani. Per l'UNESCO la radio è estremamente importante perché riesce a raggiungere in modo capillare le comunità nella loro lingua, riesce a far partecipare le comunità, la radio si può usare anche senza bisogno di avere le antenne, elettricità e collegamenti computer, arriva quindi a raggiungere le zone più remote della terra e le comunità, anche quando sono divise per colpa di una guerra, per colpa della carestia, perché c'è le migrazioni o c'è uno stato di divisione. C'è una radio per esempio che trasmette dal carcere e attraverso quella i detenuti possono far sentire la loro voce, e in quel carcere sono diminuite le risse da quando loro possono comunicare con l'esterno. Pensiamo alle donne che non in tutti i paesi hanno la possibilità di esprimersi e di essere valorizzate, e alle minoranze linguistiche. Fra l'altro siamo nell'anno internazionale delle lingue indigene, per cui la radio che consente alle comunità di parlare con la loro lingua assume un valore particolarmente importante.